Ciao a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento di E fuori che succede, del progetto Restiamo Insieme. Noi siamo i tre Mandy J, io sono Lorenzo, qua assieme a me ci sono anche Mauro e Buonasera a tutti. Buonasera. Fabrizio. E oggi siamo qui appunto assieme alla psicologa psicoterapeuta Giulia Tomasi. L'appuntamento di oggi doveva essere l'8 dicembre, ma per motivi organizzativi l'abbiamo rinviato ad oggi. Giulia, come già accennato, è una psicologa specializzata in psicoterapia costruttiva e ha conseguito diversi master in materia, ma comunque dopo ci spiegherà meglio lei, visto che appunto ha affrontato questo percorso. E detto questo, io non ho altro da aggiungere e direi di chiamare subito qua assieme a noi Giulia. Ciao Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Giulia, buonasera. E come va intanto? Bene, bene, grazie, sì, spero anche voi. Tutto nella Sì, norma. grazie. Ok, allora ti andrebbe di iniziare spiegandoci un po' in cosa consiste il tuo lavoro da psicologa e come si è svolto il tuo percorso di studi? Sì, allora io ho iniziato studiando, facendo l'università di psicologia a Padova, quindi solitamente il percorso è una triennale, si sceglie di fare un percorso magistrale, quindi sono 5 anni di laurea, dopodiché bisogna fare un anno di tirocinio post lauream, serve a prendere l'abilitazione. Io in quel caso sono andata a lavorare in una comunità per giocatori d'azzardo, quindi lì ho iniziato ad appassionarmi del tema delle dipendenze comportamentali. Già la mia tesi della magistrale era su quel tema, ho trovato una comunità a Bolzano e quindi sono riuscita a entrare in quell'area. In parallelo appunto, ho svolto il mio primo master sulle dipendenze da comportamento, le cosiddette new addiction, e poi mi sono abilitata, quindi sono diventata psicologa, ho fatto l'esame di Stato. E dopodiché ho iniziato la scuola di specializzazione in psicoterapia, perché con appunto quel periodo in comunità avevo capito che l'aiuto alle persone, quindi proprio non solo la psicologia, ma la psicoterapia, quello che volevo fare, diciamo, da grande. Per cui ho svolto questo percorso che dura altri 4 anni, dopodiché ho finito anche quel percorso e siccome al liceo i miei professori non ci credevano, ma ho scoperto che mi piace studiare. Alla fine anche di quel percorso ho fatto un Mamma altro mia. master e, sì, e con quello giuro ho finito, spero, insomma. È un lungo percorso, Wow. Sì, diciamo però che diciamo. studiare dopo è un'altra cosa, ecco, questo per non spaventare nessuno, per cui quando trovi il tuo è molto più leggero, è molto più Assolutamente. bello. Immagino. Certo. Abbiamo anche dato una veloce occhiata al tuo curriculum, tra l'altro, e abbiamo anche notato che tra i diversi master che hai conseguito, uno riguarda le crisi evolutive dei giovani. E ti andrebbe di parlarci brevemente di questo master e magari più in generale anche di quelle che sono, secondo te, le problematiche che i giovani si trovano ad affrontare che li porta appunto in crisi? Sì, questo è stato appunto l'ultimo percorso, è nato da un'esigenza che ho incontrato perché appunto nel mio percorso lavorativo negli ultimi anni ho notato che sempre più io seguo appunto il filone delle dipendenze comportamentali e quindi uno dei fenomeni emergenti negli ultimi anni è sicuramente quella della dipendenza a videogiochi. Io premetto, ho una visione molto positiva dei videogiochi, quindi spesso il mio lavoro è più con i genitori, aiutarli a non demonizzarli, a comprendere che sono una parte della vita dei ragazzi di oggi e anche una forma di socializzazione, no? Come se fosse un po' quasi andare al campetto da calcio, all'oratorio. I genitori non sono sempre contentissimi, però insomma, questo dal mio punto di vista Al giorno d'oggi è Eh cambiato, sì. sì, poi è vero, ci sono situazioni di dipendenza, ma sono molto meno rispetto a quelle che invece l'ansia dei genitori tende a vedere. E quindi un po' volevo approfondire questa nuova problematica e poi ho iniziato a occuparmi anche della sindrome Hikikomori, no? Spesso se ne sente parlare, quindi il ritiro sociale, ragazzi che si chiudono in casa.
E siccome appunto per la mia esperienza ce ne sono tanti anche in Trentino da noi, mi sembrava corretto essere molto preparata anche da un punto di vista teorico e quindi ho trovato un master a Padova di una scuola molto buona che ha sede a Milano e che si occupa da tanti anni di queste problematiche, per cui ho continuato appunto il mio percorso formativo. Wow. Ti sei incentrata quindi su queste problematiche riguardanti i videogiochi e la dipendenza da, diciamo, queste nuove tecnologie che sono la nuova attrazione dei giovani, perché una volta Non c'erano, quindi. sicuramente non c'erano e... Ok, circa una Sì, settimana... io... Sì? Dimmi, scusate. No, no, prego, prego, prego. No, stavo pensando che, per esempio, una delle nuove forme molto sottovalutate, per esempio, è come è cambiato il gioco d'azzardo per i ragazzi giovani, no? Quindi penso alle scommesse sportive, il trading, il poker online. E credo Certo. per quello che sia fondamentale aggiornarsi, perché altrimenti quando si parla di azzardo si immagina sempre la persona di una certa età al bar davanti alla slot machine e invece Adesso tendenzialmente non sì, so si fa quanti anche online, ragazzi. quindi da casa lo possono far tutti, è più aperto. Sul calcio, su sport, Eh sì, e viene presentato come una forma di lavoro, per cui essere aggiornati rispetto a queste cose qua è fondamentale, perché altrimenti si vanno a cercare forme di disagio che oggi non esistono più, quando la sofferenza dei ragazzi ha preso semplicemente altre forme, per cui credo sia importante riuscire a Certo. intercettarle, ecco. Certo, quindi conoscere anche in principio queste problematiche. Parlando proprio di gioco d'azzardo, circa una settimana fa ho visto una tua intervista sull'Adige in cui ti esprimevi appunto riguardo alla nuova sala giochi e sala scommesse in costruzione a Rovereto Sud e siccome io studio a Rovereto, sono proprio passato lì a fianco al Burger King e ho visto che è in costruzione questa enorme sala giochi. E potresti spiegarci un po' quali sono i rischi di queste strutture, appunto, continuare a costruirne di nuove e quali sono le conseguenze che possono causare queste, tra virgolette, piaghe sociali? Certo. Beh, guardate, comincio con un dato perché spesso si sottovaluta quanto a livello italiano sia impattante poi l'azzardo, ma noi siamo uno dei paesi al mondo con più alto, diciamo, con più alta raccolta dell'azzardo. Cosa vuol dire? Che gli italiani giocano un sacco di soldi che poi rimangono all'interno del circuito dell'azzardo. L'anno scorso, quindi nel 22, la raccolta dell'azzardo in Italia ha superato i 136 Mamma miliardi. mia. Si parla di cifre esorbitanti. Esatto. Più della metà, peraltro, ormai sono nell'online, quindi le nuove forme, quelle che citavo prima, scommettere in borsa, trading, scommesse sportive, poker. Quando si parla invece di azzardo fisico, quindi penso soprattutto alle sale slot, le sale delle videolotterie, no? Le cosiddette VLT, che sono sempre macchinette, hanno un funzionamento diverso, ma non mi dilungo, però sempre macchinette sono. Che sono considerate i giochi dal punto di vista psicologico più aggressive, perché sono quelle che sono proprio studiate per creare dipendenza nelle persone. Cosa succede quindi? Che quando si apre una sala slot così grande, isolata dal centro storico, per cui le persone ci possono andare anche, tra virgolette, di nascosto, non vengono viste, entrano in un luogo che è proprio appartato e è lontano, non si intercettati, lì stiamo creando un covo per cui le persone entrano e fanno fatica ad uscirne proprio anche da un punto di Sì. vista fisico. Adesso non Sì. so quanti di voi sono mai entrati, però le sale slot non hanno gli orologi all'interno, le finestre sono oscurate così non si vede quando tramonta il sole, Tutta si viene una da strategia se hai per... fame ti portano da mangiare, da bere, insomma, è tutto strutturato per Sì. tenerti lì, per cui è problematico dal mio punto di vista il fatto che continuino a essere A aperte. costruire queste Sì. strutture. Sì, facevo Perché perché comunque un giro anche io... io a Trento e mi sono reso conto che nel giro di 100 metri c'erano due sale slot e ho detto ma invece che un negozio, invece che un bar, un ristorante, adesso troviamo più le sale slot che i locali normali, tra virgolette. Quindi, insomma, anche io ci sono restato un po' così. Eh sì, perché poi sono luoghi che creano separazione e solitudine e che in genere hanno povertà, quindi rispetto a un bar o un qualsiasi altro luogo di aggregazione dove invece lavori sulle relazioni, ti incontri con le Eh sì. Certo. persone e crei dialogo,
non solo a un impoverimento economico, ma anche proprio personale e relazionale, quindi sono dannosissime dal mio punto di vista, da ogni aspetto che Sì. lo Proprio si affronti. vieni isolato dal resto del mondo se ci metti dentro, appunto, se prendi l'abitudine. Invece da quando hai iniziato a lavorare, diciamo, hai notato un cambiamento nel corso degli anni, delle problematiche sociali, una di queste appunto le dipendenze, ma anche le altre problematiche sociali che ci sono, insomma. Ma allora, sicuramente nel bene e nel male, quindi il mondo è cambiato negli ultimi 5 anni e appunto da vari punti di vista. Parto con una cosa positiva, per esempio oggi andare dallo psicologo non è più considerato qualcosa di cui ci si deve vergognare o considerato uno stigma, per cui è molto più penso, no, gli adolescenti che vengono in studio a me oggi lo fanno con una serenità e una tranquillità che 5-10 anni fa era inimmaginabile, no? Quindi si veniva magari più di nascosto, ci si considerava proprio malati, mentre invece oggi una persona può anche andare dallo psicologo perché ha voglia di capirsi meglio, perché sa che è un periodo, ha bisogno di trovare nuovi strumenti per affrontare i problemi, ma non c'è tutto quel pregiudizio, ecco, rispetto alla salute mentale. Sicuramente, appunto, le nuove forme di sofferenza sono sempre più legate a forme di solitudine e quindi si parte dal presupposto che, ma non solo i ragazzi, attenzione, questo secondo me è come dire, uno stigma molto forte. Si parla di ragazzi fragili quando secondo me siamo tutti fragilissimi, soprattutto gli adulti, solo che fanno più fatica ad ammetterlo perché vengono da background appunto differenti. E quindi queste forme di sofferenza sono più legate magari anche a dei momenti di solitudine, per cui le dipendenze esplodono molto più velocemente, perché la dipendenza è un tentativo di autocura. Quindi quando io gioco al videogioco o vado alla sala slot, sto cercando da solo di risolvermi un problema che faccio fatica a portare invece all'interno delle relazioni. E quindi rispetto magari a 10-20 anni fa, dove i problemi erano più magari anche relazionali, oggi invece quasi tutto viene, passatemi il termine un po' pomposo, però credo che sia pertinente, viene esacerbato da questa società che è ipercompetitiva e super individualista. E noi non ce ne accorgiamo, però fin dalla scuola il tema è competi, devi essere migliore degli altri e quindi l'altro non è mai alleato, ma invece è sempre qualcuno contro di me. Ragione per cui spezzo una lancia di nuovo a favore dei videogiochi. Nei videogiochi la dinamica invece spesso è Sì. anche cooperativa oltre che competitiva. Sì, certo. E adesso ti chiedo una cosa che riguarda molto il nostro progetto che stiamo portando avanti. Qual è secondo te il ruolo della psicoterapia nella prevenzione al suicidio? Può essere uno strumento efficace nella lotta di questo problema, per risolvere questo problema? Ma assolutamente, il suicidio sicuramente negli ultimi anni è una delle nuove forme di sofferenza, no? Penso ai tentativi, soprattutto dei giovani e giovanissimi, anche dopo la pandemia, i dati nazionali e internazionali, insomma, ci dicono che è veramente una delle grandi emergenze degli ultimi anni. Penso appunto da dopo il Covid, ma non solo, probabilmente c'era già prima, ce ne siamo solo accorti dopo. La psicoterapia ritengo che sia uno dei tanti fondamentali tasselli per fare prevenzione, quindi sicuramente si può partire anche in forme non per forza cliniche o di sostegno che magari sono più strutturati, però avere una persona che ha anche dei pensieri di morte, no? Che spesso gli adulti sono spaventati all'idea che ragazzi, ma anche persone normali di tutte le età, possano avere pensieri suicidari. Pensare alla morte è assolutamente normale, a tutti o almeno una volta nella vita è capitato, però riuscire a portare questo pensiero, questo sentimento da una persona che magari è fuori dal nostro contesto relazionale, sociale e che ci aiuta a ridefinirlo, a comprenderlo, a non farci sentire sbagliati, quello è uno dei fattori protettivi per eccellenza, perché poter parlare della morte in una società come la nostra, che ci illude che saremo tutti giovani per sempre, che non moriremo mai, credo che sia veramente importante. Sì, quindi è importante comunque avere una persona di riferimento
che ti aiuta a comprendere appunto l'esistenza, il Valore. Esatto. valore della vita. Sì, e spesso possiamo dare anche un nuovo significato alla vita parlando della morte, cioè non c'è niente di male in questo, Infatti. no? Sono due polarità che vanno insieme. L'importante è non spaventarsi. Allora, sicuramente la morte è uno dei grandi tabù della nostra società. È un peccato che appunto magari non se ne possa parlare in una prevenzione che è quasi primaria, se non addirittura promozione della salute. Nei gruppi tra pari, nel momento in cui poi è un professionista quello che viene chiamato in causa, si può lavorare sia individualmente, ma poi penso anche all'interno delle scuole con dei progetti che possono essere fatti nei gruppi classe, ecco, questo sicuramente. Certo. Ah, sì. Prima si è accennato molto anche a internet, appunto, videogiochi, nuove tecnologie in generale, indipendenze legate a questo ambito. Si tratta di un tema che abbiamo trattato molto anche noi in diverse dirette. E ti andrebbe di parlarci nello specifico, magari parlarcene meglio, spiegarci un po' quelli che sono i rischi che possono portare i giovani a cadere, insomma, nella dipendenza legata a internet, videogiochi e in generale nuove tecnologie. Certo, allora cercherò di essere succinta perché sennò qui apro parentesi che sono infinite, però se parto per la tangente voi fermatemi e mutatemi il microfono e capisco. Vai tranquilla. Allora, io di solito parto da un presupposto che non è mio. Luciano Floridi, che è un filosofo che si occupa di digitale, dice: guardate che noi oggigiorno viviamo una vita che dobbiamo definire on life. Che cosa vuol dire? Che al giorno d'oggi parlare di essere on o offline è una dicotomia assolutamente superata. Noi siamo sempre connessi a internet e questa premessa è fondamentale quando si parla di dipendenze perché solo se io comprendo che il mondo virtuale è un mondo e non è solo uno strumento, allora posso capire le dinamiche che ci funzionano dietro, ok? Quindi quando si gioca ai videogiochi non si può pensare al videogioco come uno strumento, cioè non è come il pallone del pallone da calcio, è tutto il mondo che ci sta dietro nella metafora calcistica, quindi c'è il campetto, ci sono le persone con cui gioco, ci sono gli avversari, gli allenatori, eccetera, eccetera. E quindi, come in qualsiasi altra parte della nostra vita, la dipendenza si sviluppa quando abbiamo una, come dire, quando lo dicevo prima, quando c'è un tentativo di cura di un altro problema con quel mezzo, è lì che posso comprendere bene che cos'è la dipendenza da videogiochi, cioè il ragazzo o la ragazza che sviluppano una dipendenza da videogiochi stanno buttando all'interno di quel pezzettino di mondo virtuale tutta una serie di cose che non riescono ad avere fuori. Voglio spiegarmi bene, non sto dicendo che la persona fuori non è in grado di, però all'interno del videogioco il ragazzo o la ragazza si sono ritrovati molto più facilitati, per esempio, a sentirsi capiti, a sentirsi voluti all'interno di un Socializzare. gruppo, a socializzare, esatto. Allora, qual è il problema? È che quando c'è questa bilancia un pochino squilibrata, per cui la parte nel videogioco sembra migliore rispetto alla parte fuori, se non c'è una rete di sostegno esterna che dice al ragazzo o alla ragazza, guarda che però queste cose le puoi fare anche fuori, quindi che lavora sull'on life e dice guarda che però il videogioco è una cosa vera, se tu hai degli amici lì, li puoi avere anche fuori, ma se invece noi andiamo avanti dicendo guarda che sono due cose diverse, guarda che gli amici online non sono veri come quelli del mondo di tutti i giorni. Lì si crea una sorta di rottura per cui io inizierò a dirmi: beh, ma allora io questa cosa la so fare solo sul computer, fuori non ci riesco, e a quel punto ci sarà tutto uno spostamento sul videogioco, ma non solo perché il ragazzo o la ragazza si trovano bene sul videogioco, ma anche perché c'è una difficoltà del mondo fuori a integrare l'esperienza del videogioco con l'esperienza della vita di tutti i giorni. Non so se sono Sì, riuscita a sì, sì, sì. spiegarmi. Sì, molto. Quindi il problema è quello. Quindi magari i ragazzi che non riescono a trovare le proprie attrazioni nel mondo esterno si buttano nei videogiochi, magari, e quindi dicevi che ci deve essere una persona di riferimento che gli dica appunto che le cose che riesce a fare su internet, in generale, tramite le nuove tecnologie, le può fare anche nella vita reale.
Assolutamente. Pensate che in Giappone, che sono anni luce avanti a noi, i terapeuti vanno a intercettare questi ragazzi utilizzando degli Mamma avatar mia. all'interno dei videogiochi. Noi siamo ancora qua a dire esci dalla camera che la vita Mamma vera è mia. fuori e Diciamo vabbè. quindi che se un Sono... videogioco dà una mano, diciamo che dovrebbe esserci un collegamento fra il videogioco e la vita reale, quindi un collegamento che ti porti a colmare quella mancanza magari che cerchi nel videogioco e nella vita reale. Eh sì, anche perché il mondo dei videogiochi, a parte essere, cioè, come dire, anche una dei futuri lavori per eccellenza di una marea di giovani, ma non solo come gamer, chiaro che ci sono i gamer, ci sono gli streamer, va tutto, però ci sono i designer, ci saranno quelli che fanno lo storytelling nel videogioco, cioè è un mondo, Sviluppatore. esatto, i programmatori, gli sviluppatori, quindi avere un po' un cioè, non demonizzare il videogioco secondo me è fondamentale da tantissimi punti di vista, ma poi è l'unico modo che abbiamo per non dire stai buttando via del tempo, non stai facendo niente, non sei capace di fare niente, ma non è vero. Tanti di questi ragazzi poi giocano a videogiochi che sono molto complessi, e penso a parte League of Legends, Dota 2, World of Warcraft, cioè sono videogiochi anche che per esempio negli Stati Uniti se un ragazzo che vuole fare un colloquio di lavoro può vantare nel suo curriculum di essere ad alti livelli in questi videogiochi, il datore di lavoro considera queste cose dei valori aggiunti perché vuol dire che sei capace di fare team building, hai una buona decision making, problem solving, cioè tutte quelle soft skills Effettivamente. che noi ancora no, impariamo a scuola, alle elementari, come se fossero cose dell'altro mondo e che sul Certo. videogioco sono invece ne necessari per poter essere bravi. Quindi sviluppi anche competenze in più, Sì. quindi da una parte diciamo che può essere un bene. Una grossa opportunità. Esatto, poi non è tutto oro quel che luccica, chiaro che ci sono tutta una serie di problematiche. Io personalmente sono più preoccupata spesso per l'uso dei social network piuttosto che dei videogiochi, perché lì invece c'è molta meno informazione rispetto, no, anche alle immagini Sì. realistiche, al tipo di comunicazione che avviene. Sono anche quelle delle grosse aziende, no? Penso Zuckerberg, il proprietario di Instagram, lui anni fa ho avuto tutta una serie di dati che dicevano che l'utilizzo di Instagram aumenta su una persona su tre di adolescenti la propria insicurezza e tende a lavorare molto sul fatto di dire sei sovrappeso, non sei all'altezza di. Non è che Zuckerberg in qualche misura abbia messo mano rispetto ai suoi social perché ci fa soldi e Vabbè. tutto questo però viene molto meno dialogato Sì, secondo me nel sì, sì. mondo degli adulti anche con i ragazzi. Bisognerebbe parlarne di È più. diventato un business mondiale. Eh sì, bisognerebbe. E invece, toglimi una curiosità, restando sul tema appunto di psicologia. Secondo te, in una scuola superiore, lo psicologo o la psicologa che si mette a disposizione dei ragazzi è un valido punto di riferimento al quale fare affidamento, oppure magari un giovane preferisce parlarne con i genitori, con la famiglia, con gli amici? Ma allora, riprendo un po' quello che dicevo prima, cioè secondo me ad oggi la figura dello psicologo è molto cambiata nella nostra cultura e quindi non credo che sia sostitutivo del genitore, l'insegnante di riferimento se c'è o degli amici. Quindi ritengo fondamentale che all'interno di una scuola ci sia lo psicologo perché è uno strumento in più che viene messo a disposizione dei ragazzi che se vogliono sanno che è lì. Con tutta la privacy e ovviamente l'anonimato che ci deve essere, rimane e che funge un pochino anche da orientamento. Quindi lo psicologo all'interno delle scuole, come dire, non fa prese in carico, non è una psicoterapia per cui ti rivolgi allo psicologo e poi stai in carico per anni. Magari vai, ti fai uno, due, tre colloqui e poi lo psicologo ti può dire: guarda, secondo me in questo momento hai bisogno di questo oppure di quest'altra cosa.
Noi siamo in Trentino, le nostre scuole sono ancora una realtà di elite rispetto al resto d'Italia, perché sempre di più si sta cercando di inserire gli psicologi nelle scuole e sono molto distribuiti sul territorio. Quindi il mio invito è quello di dire ai ragazzi: guardate, approfittatene perché È no, un'opportunità. è una fortuna. Ci si chiarisce un pochino le idee, poi è lo psicologo che, cioè siete voi insieme allo psicologo che deciderete qual è il percorso più adatto e il momento più adatto anche per intraprendere un eventuale percorso. Assolutamente. Certo. Quindi al giorno d'oggi dici che non c'è più magari quella vergogna che magari uno studente ha a recarsi dallo psicologo, perché magari una volta si pensava appunto di essere diversi dagli altri, a pensare di dover Di andare avere da un uno problema. psicologo, Eh sì. esatto, di avere un problema e tenersi tutto all'interno senza magari sfogarsi con nessuno. Quindi magari adesso è cambiato. Sì, adesso secondo me c'è molto meno, anzi, viene quasi visto come se fosse un benefit, Meglio. no? Una cosa in più. Non dico mi vanto perché posso andare dallo psicologo, ma in tanti casi anche sì. Sì, Poi sì, sì. è chiaro che io posso scegliere di andare dallo psicologo della scuola, lo psicologo che c'è al consultorio, andare privatamente da un'altra persona, cioè, ci sono tante possibilità. Secondo me la cosa comoda dello psicologo a scuola è che è proprio all'interno dell'istituto. Solitamente poi sono in stanze dove non è l'aula magna con un tavolino in un Sì. angolo, c'è cioè un posto appunto dove c'è della privacy, non lo sa nessuno. Assolutamente. Uniamo l'utile al dilettevole, Sì. va bene così. Certo. Beh. Bene. Allora direi che siamo giunti alla fine di questo appuntamento. Non so se hai qualche domanda a te da fare a noi. Ma allora, tante in verità, nel senso che so che siete molto, molto attivi e mi chiedevo un po' cosa vi portate via, cioè se ve lo posso chiedere anche qua, cioè che cosa vi state portando via da questo progetto, da queste interviste? Bah, vabbè, dico una cosa velocissima. No, abbiamo parlato quest'anno, abbiamo fatto 3 dirette di questo progetto, era in programma da un po', quindi abbiamo fatto queste 3 dirette, una assieme ai ragazzi di Otium, l'altra assieme alla referente degli Angol Trento, del Tra di Noi, e adesso con te, scusa se posso dare del tu. Sì, E certo. abbiamo portato via veramente come dire, dei piccoli spunti che in una vita normale magari ti chiedi ogni tanto, ma si potrebbe fare di più? Senti magari la notizia dei giovani, di questo che cambia, magari c'è questo problema in valle, parlando appunto con i giovani. E magari con uno psicologo si capisce che tante cose sono risolvibili, quasi tutto è risolvibile, diciamo, e si potrebbe evitare magari un atto estremo, si potrebbe evitare di rinchiudersi, diciamo che basta parlarne, bisogna capire un po' come tirarlo fuori questo problema e vediamo anche che comunque tanti giovani si stanno adoperando per fare qualche progetto che riesca a far parlare, diciamo, come Otium dà voce a tantissimi ragazzi e quindi siamo contenti di aver fatto questo percorso, diciamo, dai. Esatto. Sì, diciamo Certo. che abbiamo avuto l'occasione di conoscere diverse esperienze e progetti tutti interessanti. Eh sì. Esatto. Bene, allora ti ringraziamo Giulia per aver accettato il nostro invito e aver partecipato a questa diretta e chissà, speriamo magari di rivederci. Speriamo, grazie a Grazie. voi, grazie dell'invito e spero di essere stata utile. Assolutamente sì. Assolutamente. Grazie mille. Grazie, Alla prossima, arrivederci. allora. Alla Alla prossima. prossima, Bene, grazie. Buona serata. allora noi ringraziamo per essere stati assieme noi e ringraziamo anche i nostri partner, i partner del progetto che sostengono appunto Restiamo Insieme e il nostro progetto.
Noi non finiamo qua, il nostro percorso non finisce qua, bensì il prossimo anno ci rivedremo con nuove dirette, con nuovi incontri, con nuove persone, nuovi ospiti. Quindi mi raccomando, restate aggiornati sui canali principali di APPM, sul nostro canale, sui social, per tutti gli aggiornamenti. E noi vi facciamo gli auguri di Natale, un felice anno nuovo e ci vediamo il prossimo anno con nuove dirette. Esatto, con nuove Vi dirette. salutiamo. Bene. Arrivederci. Ciao a tutti, Buona buona serata. serata. Arrivederci, grazie a tutti.